meglio acquistare online o nei negozi fisici? Oggi scopriremo che ha i prezzi più vantaggiosi per noi collezionisti. Gireremo 4 negozi per trovare una risposta. Primo negozio di oggi, andiamo all'Iperi di Savignano per vedere se i prezzi sono più bassi. Siamo già nella sezione giocattoli e lì intravedo già qualcosina di Pokémon. Però ci spostiamo prima tutto di là per venire di qua e vedere se c'è qualche prodotto interessante a prezzo super conveniente. Diamo un'occhiata, vediamo già qui tutto ammassato. Non è male, raga, il prezzo è buono, soprattutto considerando quanto si sta alzando Zenith Regale, quindi già questo posso garantire che assolutamente conviene più qui nel negozio fisico che online. Questi prodotti stanno diventando sempre più difficili, i blisterini ancora non più di tanto, però comunque Zenith Regale in italiano si sta alzando tantissimo. Poi partiamo dall'alto, questo è il TCG a 199 euro, è una mega offertona, online non lo trovi mai nella vita, questo è un gran prezzo, super segnalato, super la abbiamo preso anche noi dei Toroig. Poi vabbè, la valigetta di Charizard a 25 è un prezzo abbastanza stock. Sotto abbiamo i mazzi Lega, anche questi prezzi abbastanza stock. 10 euro per questo non è niente male, perché dentro c'è una bustina di origine perduta in italiano e sapete già origine perduta. Poi abbiamo qui un po' di miscuglio di roba, mazzi tematici del World Champion, bla bla bla, i blisterini a 3, prezzo normalissimo. Anche qui altra offerta che conviene assolutamente nel negozio fisico sono le mini tin a 10 euro, ottime di prezzo, praticamente mi vengono 5 euro a bustina, ma poi c'è, no, la monetina non c'è più, ci sono gli adesivi, comunque non male. Poi qui altra roba mischiata tra quello con le gomme, il back to school che era piaciuto l'anno scorso, quest'anno lascia un po' a desiderare, 70 questo, costicchia qualcosina in meno online, l'ho visto un po' a meno. Poi abbiamo altri blister, tra cui quelli di Destino di Paldea, ma non ci interessano, non sappiamo neanche i prezzi, tra parentesi, quindi per ora li lasciamo lì, non ci interessano. E poi c'è questa è bellina, se la trovassi a un buon prezzo la prenderei, ma non c'è il prezzo esposto, quindi non possiamo neanche dire se conviene qui o online. E infine anche questo non male come prezzo, 23,90. Qui abbiamo le tin di Zenith Regale in italiano, questo ottimo, molto molto buono, peccato che pullano poco, però prezzo ottimo, prezzo un po' gni, però in offerta comunque online si trova di più, quindi un po' gni anche per il Morpeko, non male, solo poche bustine di Zenith Regale. Questo non consiglio l'acquisto, consiglio molto più o i blisterini a 3 o direi le tin, che sono quelle che pullano un pelo di più rispetto a blister e Morpeko. Cosa molto interessante, ragazzi, venite dal lato di qua, c'è una promozione qui all'Iperi che 3 bustine stanno a 12 euro, quindi anche questo non male se state cercando espansioni nuove, se vi piace comprare le bustine singole. A noi onestamente in questo momento non ci interessa più di tanto, però non è male il prezzo comunque, considerando che in un ETB si trovano 9 bustine e di solito viene una 50ina d'euro, qui 9 bustine vi vengono 36, quindi ottimo risparmio. E adesso passiamo da lì a qui e andiamo a vedere anche i prezzi di questi, come sono messi. Io innanzitutto devo capire questo che cos'è. Ah, ok, questo è questo prodotto qui che dentro c'ha un astri lucenti, non male, 10 euro, prezzo ragionevole, ma non lo prenderei. Poi abbiamo queste tin che non sono quelle vecchie con il Charizard che dentro c'è evoluzione Tera, ma il prezzo mi lascia un po' ad esistere. L'Executor neanche lo commentiamo lì di Pokémon Go. La collezione di Cerulege, Armor Rouge sotto, non male queste le Pokéball a 14,99 con dentro 3 bustine, ricordiamo, quindi niente male, però queste dovrebbero essere, aspettate, sì, C23, quindi sì, dovrebbe essere tutto dell'era scarlatto e violetto, quindi non male, 3 bustine, ma magari espansioni che non interessano, sono casuali. Poi il resto, raga, è tutto prezzo abbastanza stock o super sovrapprezzato, come il Dragonite qui a 74,90 che adesso ve lo tirano letteralmente dietro, e nessuna grande offerta da segnalare qui. Ma qui a fianco abbiamo una mega offerta, raga, questo è interessante e questo lo prendiamo per il video che dobbiamo fare stasera. Stasera faremo una war con tutti i bambini del mercatino e noi offriremo un ETB, però facciamo la war, quindi chi pulla meglio si porta tutto il TB a casa.
E mentre scegliamo l'ETB da prendere in questo carrello, vi ricordo che una war noi l'abbiamo già fatta, infatti ci siamo ispirati a quel video per fare il video di questa sera. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere, è stradivertente, abbiamo perso un sacco di soldi perché noi ci abbiamo messo i soldi praticamente, però è stato divertentissimo. Intanto, caro videomaker, lei che è super fortunato, mi scelga l'ETB da proporre questa sera nella war. Andiamo in giù, anch'io avevo puntato a quello. Bomba, ragazzi. Primo prodotto preso, portato a casa, 43 euro, super offerta. Sta a vedere quel che ho dentro, c'è o il Gardevoir, o il Mew, o il Charizard. E io piango perché non ho nessuno dei tre. E ragazzi, il primo acquisto è stato fatto, ma adesso andiamo nel prossimo negozio. Secondo negozio di oggi, abbiamo la Media World, dove sappiamo che si trova qualcosina a tema Pokémon. Grazie per avercelo detto nei vostri video. E entriamo, andiamo a vedere cosa troviamo. Eccoci qua, siamo a vedere i prodotti appunto, e all'occhio mi sembra roba abbastanza stock, quindi per esempio 60 questo che cos'è? Team di maggio, va bene, hanno i nomi delle stagioni adesso le team, vabbè dei mesi, qui 70 come nell'altro negozio, le mini team costano solo 3 euro in più, quindi più o meno sempre stock, il cartone del latte di chi sarà molto interessante ma non a quel prezzo, ETB tutti più o meno sui 55 euro, sì, Cronoforte, Crepuscolo Mascherato, comunque Crepuscolo solo uno nelle mani, eh? Da notare questa cosa, di Paradosso 2. Poi abbiamo le collezioni di Palafin, non abbiamo comunque le collezioni quelle nuove di, come si chiama, Segreto Fiabesco, di Kingdra e Greninja, che voglio da mettere in collezione, ancora non lo trovate oggi. Penso che sia solo questo, sì, perché tanto qua abbiamo il Mabo Stiff, collezione a 60 euro di Paldea, ma abbiamo preso l'ETB a 43, che è molto meglio, anzi 44. Poi abbiamo una biscottiera a 40 euro, può interessare una biscottiera là dietro? No, niente biscottiera, neanche a me, io ce l'ho la biscottiera, grazie. E poi abbiamo un nuovo Pokémon, lo chiameremo Puffmon, così, caso. Raga, mentre andavamo via abbiamo trovato queste, che sono quelle vecchie, a 24, con dentro ancora la monetina. Qui probabilmente, adesso non mi ricordo esattamente cosa si trova, ma qualcosa dell'era Spada e Scudo. E sì, perché a 23, se non sbaglio, si trovava anche una bustina di Sole e Luna. Però non male. 18,90, prezzo stock, ma comunque Spada e Scudo. Media World un po' deludente, non abbiamo trovato niente che ci convinceva più di tanto. Non male quelle ball, ma in questo momento non ci interessano, quindi andiamo al prossimo negozio. Siamo già al terzo negozio, il Toys di San Marino. Andiamo dentro e vediamo se ha prezzi vantaggiosi per noi. Cerchiamo i Pokémon, non un Hagrid, i Pokémon. Niente raga, qui offerta mi sa zero, in questa parte almeno. E non c'è neanche niente di quello che stiamo cercando, più che altro tipo di Segreto Fiabesco, quelle collezioni lì, o in generale qualcosa dell'epoca Spada e Scudo che ci interessa a buon prezzo, più che altro. Quali dei due? Commenta e lascia like. Le collezioni sono queste. Lì c'è la collezione di King Gambit, però non è quella che mi interessa a me. E sì, però non c'è quelli lì che sto cercando io, non ci sono, sono già finite, c'è la valigetta sotto, ma i prezzi sono quelli che sono. Invece di qua c'è comunque blisterino, ma niente di rilevante. Sì, c'è l'ETB, ma non mi interessa aprirlo. Questa la prendo, 32,99, buona. L'ho vista lì, sì, volevo vedere se c'era anche il Greninja, ma mi sa di no. 32,99, buona. Prezzo inferiore di 7 euro rispetto all'online, che si trova tendenzialmente a 39,99. Allora ragazzi, il prezzo è decisamente migliore per ora nei negozi fisici, ma abbiamo un altro negozio, magari riusciamo ancora a valorare di più questa tesi, perché con 32,99 ci è venuto questo più altri 5 euro per queste e ci rimangono anche 2 euro per il caffè rispetto a quello dell'online a 39,99. Vamos! Quarto negozio di oggi, le Befane Shopping Center. Andiamo a vedere se anche qui i prezzi sono più vantaggiosi dell'online. E adesso è il momento di lasciare like e commentare se anche tu nei tuoi negozi trovi affari migliori rispetto a quelli online. E a 20.000 iscritti, ragazzi, ci sarà una mega live Troig, e lo sapete che le nostre sono sempre in grandissimo. Fare il giro all'infinito. Novità delle novità, hanno messo anche una piccola isola qua a tema Pokémon, non lo sapevamo neanche noi, ce le siamo trovati così. Intanto lì vediamo le Tin, 12,90 prezzo stock, 30 euro questa qui,
buonino il prezzo, ma niente di che. Poi abbiamo vabbè, mazzi, qui i raccoglitori, questi non ci interessano. Questo invece è abbastanza interessante, ragazzi. Fatemi un commento per favore per dirmi in D23 che bustine si trovano. Sono estremamente curioso perché io non me lo ricordo assolutamente e mi sembra anche abbastanza vecchio perché ha la monetina. Di solito sono quelli vecchi con la monetina, quindi fatemi sapere che nel caso torno a prenderle. E questo molto interessante, però 49,90 per solo la promozionale non ha senso, piuttosto me la compro la promozionale singola che è bellissima, ve la consiglio. E blisterino a 16,90 prezzo normalissimo e ETB a 54,90 prezzo normalissimo. Ma adesso andiamo nella parte di là a vedere le altre cose che sono dei Pokémon, sperando in qualche offerta interessante, e comunque dobbiamo vedere se è meglio dell'online, e per ora qualcosina di meglio c'è. Siamo qui a vedere in questa zona, poi ci sarà anche quella dietro, qui abbiamo, vabbè, non ne stiamo neanche a parlare, sì, idem di questo. Abbiamo l'ETB di Crepuscolo Mascherato, prezzo stock, peccato fino a poco fa era in offerta qui alle Befane ed era veramente un ottimo prezzo, perché se non sbaglio era tipo 43,90 o 45 all'incirca. E poi abbiamo Destino di Paldea, ma anche questo prezzo stock è, ragazzi, distrutta le collezioni, quindi neanche da dire ce le possiamo tenere sealed. Paradosso, di nuovo le valigette di prima, la valigetta l'ultima, questa dovrebbe essere quella che è uscita, ma qualcosa di interessante c'è e ce l'abbiamo proprio qui. Le tin di Destino di Paldea a 19,90, la bottiglia magari la tiriamo via, che schifo, batteri. E abbiamo le tin di Destino di Paldea a 19,90, molto buono il prezzo, peccato che ovviamente il Charizard raga ve l'hanno tirato via all'istante, quindi se venite qui per prendere il Charizard scordatelo. E questa è l'ultima zona di questo negozio, non male, a 39,90 la collezione di Armor Rouge, bellina, però raga, cioè Armor Rouge, fammela di Blastoise, te la prendo, di Armor Rouge anche no. Il Mabo Stiff a 19,90 con dentro due pacchetti di spada e scudo, non male, ma stessa storia di prima, Mabo Stiff, perché? Poi la classica mega collezione che mi piacerebbe un sacco ad avere in collezione, ma 70 euro per questo non li vale assolutamente. Poi abbiamo le tin, la collezione lì del Sikleezar, i mazzi che vabbò lasciano il tempo che trovano. Qui abbiamo l'eroe ferreo, purtroppo di come si chiama, segreto fiabesco è rimasto soltanto il King Gambit e non abbiamo trovato ancora il Greninja. 22,90 prezzo abbastanza buono, normale, mettiamo in linea. Bellissimo album di Charizard, questo mi piacerebbe un sacco da avere, ma 50 euro per un album è una follia. Qui sono sempre di, sì, sempre di 23. Ricorda di commentare, lasciare like, commenta cosa c'è dentro, voglio sapere le bustine, raga, ci sono tre bustine, qualcuno lo sa. Questo non male, fino a poco fa c'era una mega promozione con tre bustine di blisterino di evoluzioni a Paldea a 9,90, infatti ne ho presi un sacco, tanta roba raga, però anche questo non male, il blisterino a 3, 14,90, beh, ci può stare, però prezzi effettivamente migliori, qualcuno dell'online, ma in questo negozio non ci va di prendere niente perché non c'è niente per la nostra collezione. Io voglio il Greninja, anzi adesso lo chiedo. Scusa, ti posso disturbare un attimo? Ti è rimasta una collezione di segreto fiabesco col Greninja? Qual è, scusa? Non c'è proprio in esposizione. Com'è fatto più o meno? Diciamo, i colori sono questi, però la collezione è più grande. Tipo questa. Okay, una scatola così. Esatto, con questi colori. Abbiamo chiesto alla ragazza, molto carina tra parentesi, se è rimasta una collezione di Greninja, dato che il, come si chiama? Il Kingdra, ecco, ok, a volte ho i vuoti, l'abbiamo già preso nel negozio di prima, adesso qui magari troviamo il Greninja, speriamo che lo trova in magazzino. Grandissima! Grazie mille. Prego. Ah, però è rovinato. Va bene, a posto. Non fa niente, non ti preoccupare, grazie. A posto. Grazie, ciao. La collezione di Greninja ce l'ha trovata. Andiamo a pagarla adesso e questa entra in collezione, anche se peccato che è un pochino rovinata perché è raggiata. Mannaggia, perché le raggiate?